Bonsoir tout le monde, bonsoir e benvenuti al nostro incontro come tutti i giorni alle ore 19 su Facebook, che poi viene visto anche su YouTube. Mi scuso con i miei fratelli di YouTube, non ho il tempo letterale per gestire la pagina, per quello semplicemente faccio copia e incolla e metto le dirette in dirette su YouTube di Facebook. Per quello non è che vi voglio dire meno, ma se c'è qualche tecnico che sa gestire YouTube e vuole darmi una mano, benvenuti. Qualche fratello che si è in gamba a gestire YouTube, volentieri. Ho un carissimo amico che è tecnico di Facebook, ma non di YouTube. Per quello, se c'è qualcuno che senta la chiamata, contattatemi in privato. Ecco, vediamo lì. No, lì no. Si sente bene? Vediamo qui. Là, ecco, vediamo lì, perfetto, eccolo lì. Bene, benedizione a tutti. E questa sera, vediamo, noterete che Pasquale non c'è nella diretta. Sì, c'è Pasquale, no, non c'è, perché stai facendo il porcetto richiede attenzione, per quello non abbiamo Pasquale nella diretta. Oggi si festeggia il compleanno di mia figlia, la più grande, di 13 anni, compiuto 13 anni. E comunque, come ha detto il Signore, oggi ha detto una frase bella, Gesù ha detto: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, e aggiornando la frase potremmo dire: io vi invio come un porcetto in mezzo ai sardi. bella parafraseando. Comunque, ok, si sente bene, grazie Tamara. Bene, oggi ci sono incontri, tanti auguri a chi? Mimo, tanti auguri, sì, scusa, pensavo che c'è qualche studente che compiva gli anni, li darò senz'altro, caro Mimo. È stato giovedì il compleanno, per quello, grazie per gli auguri per mia figlia. E stavo dicendo, oggi, nei weekend abbiamo i gruppi di sostegno che si trovano in diversi orari. Sono tanti bei gruppi di sostegno che servono per pregare insieme, soprattutto avere comunione fraterna, perché nella comunione fraterna il sangue di Cristo ci lava di tutti i peccati, dice la Bibbia. Per quello sono gruppi ideati perché possano trovare fratellanza, ecco, il corpo di Cristo, l'unione con il corpo di Cristo è fondamentale, il tempo, e la Chiesa non è le quattro mura, per quello, anche se molti edifici sono stati chiusi, la Chiesa non chiude, perché la Chiesa è spirituale, e dove due o più di due sono radunati nel suo nome, io sono lì, per quello anche se momentaneamente non ci possiamo trovare, e abbiamo la tecnologia, ovviamente abbiamo bisogno degli abbracci, del contatto fisico, è fondamentale, ma finché il Signore ci permette di trovarci di persona, abbiamo i mezzi di comunicazione con i quali possiamo avere comunione. Questa è la cosa bella, e per quello sono stati creati i gruppi di sostegno. Se non hai un gruppo di fratelli per frequentare, chiama Pasquale, chiama il nostro carissimo Pasquale al 329-1748-772 o al 334-734-4172 e chiedigli, avrei il desiderio di essere aggiunto a uno dei gruppi di sostegno per avere comunione con altri fratelli, e sarai aggiunto a questi gruppi di sostegno. Bene, e oggi ho avuto un bel tempo di preghiera, stavo pregando, perché volevo sicuramente passare il tempo con Dio, questa è la cosa importante, ma ricevere l'informazione di quello che Dio vuole che faccia durante la giornata. Se io sono un servitore, se sono stato arruolato da Dio per combattere, per addestrare il popolo di Dio, ovviamente devo essere connesso con la testa. Essendo il corpo di Cristo, se voglio essere un buon servitore, devo per forza attaccarmi alla testa. E passare tempo in preghiera, perché cosa? Per nutrire il popolo di Dio. Io non capisco questi ministri che si mettono alla politica, si mettono, mio Dio,
C'è un passo, stavo leggendo Seconda Timoteo 2,4. Uno che va alla guerra non si mischia nelle faccende della vita civile, se vuoi piacere a colui che lo ha arruolato. Perché lo metterci in tutto quello che sono le leggi del mondo, la Bibbia dice pregate per le autorità. Io dico, ma la cosa triste è che quando sono i ministri che si mettono in questo, si trascinano nelle vie del mondo la gregge del Signore. E se io amo Gesù Cristo, non devo coinvolgere il popolo di Dio nella politica, nelle leggi, perché io non sono, noi siamo peregrini, non siamo di questo mondo. Non seguite le vie di questo mondo. La Bibbia dice pregate per le autorità, sicuramente, ma tutto andrà a rotoli per quello. Distrarre il popolo di Dio, io mi dico, ma il vero uomo di Dio, questo è il mio pensiero alla luce di quello. Allora, perché vi dico questo pensiero? Perché mi do da fare per compiacere colui che mi ha arruolato, e una delle cose che Dio mi ha chiesto è di non immischiarmi nelle faccende della vita civile, perché quello che fanno il mondo, le leggi che mettono, ma ci prive della libertà, ma noi non siamo di questo mondo. Ma non siamo di questo mondo, e se io non sono di questo mondo, che cosa mi vado a coinvolgere e a trascinare le persone? Voglio insegnare, voglio dimostrare a Gesù che lo amo, e per quello voglio pascere le pecore. E ogni giorno c'è qualcosa che Dio vuole darmi, in primo luogo perché amo Gesù e voglio avere un rapporto intimo, e per quello passo tempo a pregare ogni mattina. Ma dall'altro lato sono consapevole della chiamata, della vocazione, e se voglio compiacere colui che mi ha arruolato, devo per forza dare il messaggio che lui vuole che io dia alla Chiesa. E poi ci chiediamo perché è malmessa la sposa di Cristo. Beh, la colpa è nostra dei ministri. La colpa è nostra. Perché non vengono raggiunti i perduti? Perché siamo persi nelle vie del mondo e ci stiamo immischiando nelle faccende della vita civile piuttosto che darci da fare a formare le persone nella conoscenza della Sacra Scrittura. E questo è molto, molto, molto importante. Come bene dice Patrizia. Vabbè, comunque, al di là di questo, oggi mentre stavo pregando c'è qualcosa di interessante. Aspetta che allontano un po'. Ecco, così, eccolo lì. Là. Perfetto. E oggi stavo pregando e ho avuto una visione bellissima. Mi sono messo a piangere in mezzo alla strada, sì, mi sono messo a piangere in mezzo alla strada perché mi ha toccato molto quello che il Signore mi ha fatto vedere. E a un certo punto ho visto la sposa di Cristo, quello che sarà la sposa di Cristo. Questa sposa che era una donna bellissima, bellissima, con questi abiti splendenti. E mi sono reso conto che, ora so che per noi uomini è un po' difficile capire il concetto della sposa di Cristo, ma è l'unione dei fratelli e la Chiesa, non le quattro mura, non le denominazioni che non fanno altro che dividerci sempre di più, ma la sposa di Cristo come Cristo la vede, ed era qualcosa di affascinante, era qualcosa di bellissimo, e dico, mio Dio, ho capito perché Cristo si è innamorato di noi, che siamo la sposa, perché era qualcosa di bellissimo, era qualcosa di strepitoso, un qualcosa che ehi, ero lì a pulirmi le lacrime, non volevo che nessuno mi vedesse questa mattina mentre pregavo. Ma è stato qualcosa di bellissimo, bellissimo vedere la sposa di Cristo. Dall'altro lato, vediamo oggi quello che è la sposa di Cristo, tutta divisa, tutta coinvolta nelle cose del mondo, sporca con le cose del mondo, perché le vie del mondo ci sporcano come sposa. Non siamo consapevoli di quello che siamo, non siamo consapevoli di quello che siamo. E siamo trascinati qui e là, siamo trascinati di quello che sono le vie del mondo. E ora, non ti dico che si cade in peccato, dall'altro lato ci sono i religiosi, dall'altro lato ci sono i liberali, dall'altro lato ci sono quelli che seguono le vie del mondo. E allora, quando verrà fuori, mi sono chiesto, quando verrà fuori questa sposa, quello che siamo, bianca pura? E comunque, meditando in questo e dopo aver visto questa stupenda visione di come in realtà Dio ci vede, perché Dio ci vede in un modo e noi ci vediamo in un altro. Noi vediamo quello che è la sposa fisica, la chiesa fisica, ma lui vede la spirituale, e più rinnoviamo la mente, più ci vediamo come Dio ci vede, più siamo trasformati di gloria in gloria alla sua immagine. Ma oggi ho voluto, e non ho molto tempo, ma volevo condividere questo,
perché abbiamo gli ospiti a casa, per cui non mi scuserete, ma alcuni versetti che mi hanno colpito riguardo alla sposa. E facciamo un combine. E partiamo con Apocalisse capitolo 22, versetto 17, che dice: lo spirito e la sposa dicono, nota questo, quando lo spirito parla, la sposa parla. Quando la sposa è piena dello Spirito Santo, la sposa dice quello che lo spirito dice. Quando la sposa è piena delle vie del mondo, parla quello che il mondo dice, si occupa di quello che il mondo dice. Quando la sposa è piena di, metti prima il regno di Dio e lo spirito, e per conseguenza la sposa parla, perché la sposa viene, nasce il giorno della Pentecoste, la sposa cuore spirituale viene fuori il giorno della Pentecoste. All'inizio della creazione, da un fianco viene tolta la sposa Eva fisica, la donna fisica, viene tolta dal fianco di Adamo, e sulla croce, quando un soldato trafigge il fianco di Gesù Cristo, ecco che esce sangue e acqua, ecco che esce la sposa di Cristo, che si manifesta il giorno della Pentecoste. Viene dal lato di Cristo, esce la sposa, questa sposa splendida, questa meravigliosa. E così come da Adamo esce Eva, così da Cristo esce la Chiesa, esce la sposa. Infatti dice: lo spirito e la sposa, se tu vuoi che la sposa parli le cose di Dio, deve essere piena dello Spirito Santo. Lo Spirito e la sposa, perché la sposa è stata formata dallo Spirito Santo, dicono: vieni. Ecco chi ode dica: vieni. Chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono l'acqua della vita. Ma lo Spirito e la sposa, lo Spirito e la sposa, lo Spirito e la sposa dicono: vieni, vieni Signore, vieni. Solo quando sei pieno dello Spirito Santo non vedi l'ora che venga Cristo. Alcuni dicono vieni perché sono stanchi della vita, ma quel vieni non è il desiderio del ritorno della sposa, ma bensì il desiderio di lasciare questa terra, che è diverso. E questo non è lo spirito, e la sposa è stanca di una vita carnale che porta depressione e non vede l'ora di andarsene con Dio. È un'altra storia questa. Ma quando lo spirito e la sposa sono una sola cosa, perché la Chiesa si riempie dello Spirito Santo, lo spirito, la sposa parla le cose di Dio e non le cose del mondo. Non si mette a parlare di leggi e di cose varie che trascinano la Chiesa verso le vie del mondo, ma bensì quando noi ci rinnoviamo mediante il rinnovamento della mente c'è una trasformazione e la sposa viene fuori. Matteo capitolo 19, 5 dice: e disse, perciò l'uomo lascerà il padre, questo è Gesù Cristo che parla, dice, lascerà il padre e la madre e si unirà alla propria moglie, e i due diventeranno una sola carne. Allora notate che c'è la unità di quello che è stato la separazione all'inizio della creazione, la separazione dal corpo di Adamo, viene fuori la sposa, per poi in matrimonio tornare a essere una sola cosa e unirsi. E lo stesso accade quando è stata tolta sulla croce quello che è la Chiesa, cioè dal lato di Cristo, da dentro di Cristo viene tolta. Ora sappi che noi c'è una parte carnale, il contenitore, che è la parte carnale, che è quello che la parte fisica, che quando io mi unisco a mia moglie ritorno all'immagine di Dio fisica. Ma poi c'è l'immagine di Dio spirituale che la ritroveremo quando tornerà Cristo con la sua sposa. Per quello, così come il nostro fisico era in Adamo, così il nostro spirito era in Cristo. Sai, dell'unione di Adamo e Eva e di tutte le generazioni fino ad oggi, sei nato tu, e con atto questo contenitore che veniva da Adamo. Allo stesso modo, la parte spirituale viene da Cristo. E quando Cristo tornerà, ritorneremo a essere una sola cosa. Per quello dice, e i due diventeranno una sola carne. Così come prima Corinzi 6:17 dice, chi si unisce al Signore è uno spirito con Lui. E ora nota che così come quando siamo uniti, ecco, nello spirito ci siamo uniti. Ora, tieni in conto questo, che io sono una sola cosa nello spirito, il mio spirito e lo Spirito Santo sono una sola cosa, ma ancora non è manifestato quello che sarò. Così quando io mi unisco a mia moglie, e non è che divengo una sola cosa in quanto a essere, siamo due esseri che ci uniamo,
e diventiamo una sola carne nell'unione, nell'atto sessuale, diviene una sola carne. Ora, questa unione è la stessa unione che accade con lo Spirito Santo nello Spirito, e la unione completa con Cristo verrà quando lo Spirito tornerà. Per quello lo Spirito, abbiamo visto, lo Spirito che è dentro di me, che ha fatto di me la sposa, parla. Aspetta, facciamo così. Lo Spirito che è dentro di me parla, perché io essendo la sposa, sembra un po' strano, io essendo la sposa, essendo unito con lo Spirito, vogliamo lo sposo e gridiamo. Noi siamo una sola cosa con, nota che siamo una sola cosa nello Spirito con Lui, così come siamo una sola cosa nella carne con mia moglie, ma in quanto ha la unione con il Signore, qui dice chi si unisce al Signore è uno Spirito con Lui, ma nell'unione, quando io ho ricevuto Gesù Cristo, in realtà quello che ho ricevuto è lo Spirito Santo, perché ancora non è stata la unione, le nozze dell'agnello, la unione con Cristo, che è quello che deve accadere. Per quello lo Spirito Santo e io gridiamo all'unisono, quando io, la sposa, mi riempio dello Spirito Santo, ecco che parliamo una stessa lingua, abbiamo lo stesso comportamento. Quando la sposa è carnale, che cosa cerchiamo di fare? Andiamo a combattere contro le leggi del mondo, andiamo a fare proteste come fanno quelli del mondo, cerchiamo le vie del mondo carnali, e per quello il Vangelo non viene predicato, non viene sparso, forse nella frustrazione di essere infruttiferi, e ora cerchiamo di compiacere, cerchiamo di attirare lottando con gli sforzi carnali, e non potremo mai compiacere a colui che ci ha arruolato, perché colui che ci ha arruolato in nessuna parte della Bibbia dice combattete il mondo con le vie del mondo, pregate per le autorità, ma non comportatevi, no, chi è arruolato, soprattutto al ministro parla, come abbiamo detto, chi va alla guerra non si mischia alle faccende delle vite civili, se vuole piacere a colui che lo ha arruolato. Ora, quando ti mischi, se vuoi piacere a colui che ti ha arruolato, non ti mischi. Se ti mischi, vuol dire che non ti interessa riguardo a piacere a colui che ti ha arruolato, perché colui che ti ha arruolato per poter piacerlo, lo deve piacere per fede. E la fede viene dalla parola di Dio. E la parola mi dice non mischiarti nelle faccende della vita civile. Allora, molti vengono trascinati perché vedono ministri che vanno a parlare di quelle che sono le leggi del mondo. Allora, Dio non ti condanna, non ti giudica, non è un peccato, non è fare quelle cose peccato, è semplicemente se io devo seguire i passi di fede, io devo seguire la fede del ministro, non il coinvolgimento nelle faccende della vita civile. Il problema è che quando io non conosco la scrittura, dal momento che loro sono pastori, ministri, li seguo per tendenza, essendo una pecora. Ma dall'altro lato, che cosa ti cambia? Che cosa ti cambia? Cioè, se io, il mondo andrà a rotoli, che ti piaccia o no, il mondo andrà a rotoli, lo vedi che negli ultimi giorni come saranno gli uomini. Perché? Perché la cattiveria aumenterà, perché gli uomini saranno, l'amore di molti si raffredderà perché gli uomini saranno, dice la Bibbia. E ora, se io voglio essere quella sposa che compiace a Dio, devo per forza darmi da fare in quello che è la fede, la parola di Dio. Ma specificamente in Efesini capitolo 5, 25 dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificato con il lavacro. Nota questo. Come la santifica? Per santificarla, non mettiamolo in blu questo, per santificarla avendola purificata con il lavacro dell'acqua, con il lavacro dell'acqua per mezzo della parola di Dio. Ora, la santificazione non viene seguendo le vie del mondo o agendo contro le leggi del mondo, ma bensì per mezzo, se io voglio essere purificato e santificato, devo per forza passare per il lavacro della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia e ruga e alcun che di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Così dobbiamo presentarci, ma è un compito nostro. Lui ci ha purificato, ci ha santificato e ci ha purificato per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o alcun che di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Così il marito deve amare la loro moglie come i propri corpi,
chi ama la propria moglie ama a se stesso. Ora noi, se vogliamo amare noi stessi, vogliamo amare, dobbiamo amare la nostra moglie. E viene presentato come comandamento e non come sentimento, perché l'amore di cui parla la Bibbia è l'amore agape, non è l'amore nostro. E solo riempiendomi dell'amore di Dio posso amare mia moglie e posso amare al prossimo. Ora, se io non amo mia moglie, non amo me stesso, e per conseguenza non posso amare il prossimo, perché la Bibbia dice ama tua moglie, ami al prossimo come te stesso. Per cui, se voglio amare al prossimo, prima devo amare Dio e poi devo amare la mia moglie, altrimenti non posso adempiere il secondo comandamento della Bibbia. Comunque, meditando di questo, c'è un passo interessante per concludere. In Apocalisse 21:9 poi dice: poi venne uno dei sette angeli che aveva le sette coppe pieni degli, delle ultime sette flagelli, e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò, guarda questo, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Era che interessante che non li fa vedere la chiesa, guarda che cosa li fa vedere, la stessa chiesa che dice vieni, guarda come viene descritta in Apocalisse. Egli mi trasportò in spirito su una grande alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme, che scendeva dal cielo presso da Dio. Wow! Ora, la sposa è la nuova Gerusalemme. La nuova Gerusalemme. Dice, con la gloria di Dio, ora, è la Chiesa o la nuova Gerusalemme? Questa è una buona domanda. La sposa chi è? È la Chiesa o è la nuova Gerusalemme? E qui ci vuole l'unzione che ci insegnerà ogni cosa. Ma poi dice, con la gloria di Dio, il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Versetto 22, saltiamo al versetto 22. Nella città non vide alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente, l'agnello, sono il suo tempio. Ah, e ora, adesso capisci che c'è un parallelismo tra la Nuova Gerusalemme e quello che sarà la Chiesa, la unione della Chiesa. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, noi siamo una casa, dice la Bibbia. E l'unione di tante case, di tanti tabernacoli, crea una città, crea la Nuova Gerusalemme. Per quello, qui c'è un simbolismo. Noi diventeremo una casa. La cosa interessante è che quando viene descritta la Nuova Gerusalemme, ti descrive le mura, ti descrive le porte, le 12 perle giganti, che sono formati da quello che è la Chiesa, la sposa di Dio. Ora, è interessante che io sono convinto che la Nuova Gerusalemme è dove, e questo me lo conferma, è dove ci sarà il regno di Dio. Questa è la mia convinzione, che lì ci sarà il regno di Dio, nella nuova Gerusalemme. Sarà formato, vedi perché alcuni, non tutti entreranno nel regno di Dio, non tutti saranno la sposa, ma ci sarà vita sulla terra, vuol dire che ci sarà gente salvata che non sarà la sposa, c'era gente che per quanto hanno creduto in Cristo, veramente sarà la sposa di Cristo, perché non puoi entrare nel regno dei cieli, no? E ti spiego questo, non chi mi chiama Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma coloro che fanno la mia volontà. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Le nazioni, ora, se tu vedi l'inizio di Apocalisse 21, sta parlando del cielo nuovo e la terra nuova. Ora, ci sarà un cielo nuovo, ci sarà una terra nuova, ci sarà la nuova Gerusalemme sospesa che è la sposa, e lì ci sarà la Chiesa, perché la sposa è la Chiesa. Allo stesso tempo, la sposa è la nuova Gerusalemme, vuol dire che sono sinonimi, siamo la stessa cosa, è l'unione. E nota che dice le nazioni, chi sono queste nazioni? Sono quelli che non entreranno nel regno dei cieli, ma che saranno salvi. L'ingresso al regno dei cieli è condizionale, la salvezza è incondizionale, perché non è per opere. Ma le mie opere di fede è quello che mi permetterà di entrare o no nel regno dei cieli, perché le opere di fede sono quelle che vengono fatte secondo la volontà di Dio. Quando io opero la volontà di Dio, faccio le opere di fede, che avranno ricompense. E comunque le nazioni cammineranno, le nazioni, ci saranno le nazioni, cammineranno alla sua luce e il re della terra vi porteranno la loro gloria. Di giorno le porte non saranno mai chiuse, la notte non vi sarà più, e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di impuro né chi commetta abominazione o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita.
Bene, ok, vi devo lasciare, ragazzi. È un tema molto interessante, molto profondo, che vorrei approfondire oggi, ma forse vediamo se domani lo riprendiamo e lo riprendiamo. Gianni Rosati, il mio carissimo Gianni, un abbraccio stra benedetto. In settimana ti aggiorno un po' delle nuove notizie, diciamo per fede delle buone novelle. Bene, io vi saluto, ragazzi. Buon weekend, amata sposa di Cristo. Vediamo. Se ho capito, saranno quel 8 di 100 che entreranno nel regno, cioè la sposa. Sì, io credo che non sarà quelli che formano la sposa, non saranno in tanti. Comunque, domani lo approfondiamo. Non ho avuto molto tempo di approfondire, ma domani vi condivido, approfondiamo questo concetto. Bene, noi ci vediamo, vi auguro un bellissimo weekend, Dio vi benedica e a presto, avanti ragazzi, avanti nella conoscenza, avanti nella ricerca del regno di Dio, mettiamo prima il regno di Dio, lasciamo le cose del mondo, lasciamo che sia il mondo a occuparsi delle cose del mondo, lasciamo che siano i non credenti buoni che vanno a lottare per le leggi e il resto, noi preghiamo per l'autorità e lascia stare le cose del mondo, concentrati, non perderti, non lasciarti trascinare nelle cose del mondo, concentrati in compiacere colui che ti ha arruolato, dati da fare in mettere prima il regno di Dio, non il regno del mondo, non lasciarti trascinare, buoni ministri ma senza il desiderio di compiacere a colui che lo ha arruolato, perché un vero ministro non si mischia nelle faccende della vita. Per quello diamoci da fare per il regno di Dio, concentriamoci nella parola di Dio, diamoci da fare per compiacere a colui che ci ha arruolato e andiamo fino in fondo, perché c'è un regno di Dio che io devo mettere in primo posto se voglio essere quella sposa che potrà entrare per l'eternità lì. Dio vi benedica, ragazzi, ci vediamo domani per un altro studio.